Anticipazioni Grande Fratello VIP, chi esce tra Tonon, Corinne Clery e Aida? Il pronostico. Anticipazioni Grande Fratello VIP, chi lascerà la casa tra Tonon, Corinne Clery e Aida? Il pronostico. È tutto apparecchiato per un'altra tesissima puntata del Grande Fratello VIP. Ma chi sarà a lasciare la casa più spiata d'Italia stasera? I tre nominati, in ordine alfabetico, sono Aida Jespica, Corinne Clery e Raffaello Tonon. Cerchiamo di capire chi è il principale candidato ad abbandonare anzitempo il reality. Non prima però di anticipare un'altra novità a cui potrebbero assistere i telespettatori nella puntata imminente, una seconda eliminazione. Motivo? Nell'appuntamento precedente c'erano in scaletta due eliminazioni. In corso d'opera il percorso del programma è stato modificato e si è visto solo un abbandono. Così non è da escludere che il doppio addio si verifichi stasera, con modalità ignote. Torniamo ora al pronostico. Corinne Clery la principale candidata a lasciare la casa del GF VIP, Aida e Tonon in vantaggio. La principale candidata a salutare il GF VIP è Corinne Clery. Difficile infatti pensare che Aida e Tonon possano avere la peggio nei confronti dell'attrice. La Jespica è già reduce da un paio di nominati vincenti, un risultato che spinge a pensare che nelle urne del televoto goda di un buon successo. Ma che è di più? La relazione pericolosa accennata negli ultimi giorni con Jeremias Rodriguez sta stuzzicando non poco la curiosità dei fan e sarebbe un peccato non vedere come potrebbe finire tra i due sudamericani. Per quanto riguarda Tonon il discorso è diverso. Sbarcato nella casa assieme alla francese si è subito imposto grazie a un profilo da reality, simpatico al punto giusto, a tratti spassosamente leggero, a tratti profondamente acuto. Inoltre, alimenta il gioco con una personalità spiccata e definita. Corinne, invece, seppur ha subito interagito con i nuovi inquilini, pare avere una marcia in meno. Corinne Clery, Grande Fratello VIP, il ruolo nel reality. Corinne Clery, dopo aver acceso i riflettori su di sé per l'alterco con Serena Grandi, si è posizionata all'interno del gioco in una posizione di semi-ombra. Vale a dire che la sua presenza pare non aggiungere quel qualcosa in più che invece un profilo come quello di Tonon sa dare. E la Jespica da quel qualcosa in più? Difficile dirlo, perché la venezuelana ha sì un basso profilo, ma per lei, a quanto pare, le urne del televoto riservano positivi misteri. Per questo è la figura che in teoria può dormire sogni più tranquilli. La sfida vera per stasera sembra essere quella tra la Clery e Tonon, con quest'ultimo che parte in vantaggio dai blocchi. Ma attenzione, i colpi di scena non sono per nulla da escludere.